Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Leggiamo insieme i titoli del giorno. Credipharma, Corte di Appello di Roma, conferma il riconoscimento integrale degli interessi corrisposti dai farmacisti. Al nuovo direttore generale dell'AIFA, gli auguri di Federpharma e Fofi. NAS, giro di vite sull'e-commerce tra Milano, Firenze e Roma. Caduceo d'oro, insignito quest'anno il presidente FNOMCEO Filippo Anelli. L'attività legale promossa da Credipharma, realtà specializzata nel credito alle farmacie, fa registrare ancora una volta un risultato estremamente positivo. Ad annunciarlo è Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credipharma, che ricorda come con due recenti sentenze la Corte di Appello di Roma abbia confermato il precedente orientamento secondo il quale al farmacista vengono riconosciuti integralmente gli interessi sostenuti per il costo del finanziamento relativamente al tardivo pagamento da parte del sistema sanitario nazionale. Dopo il parere favorevole della Stato-Regioni al nome di Luca Libassi alla carica di direttore generale dell'AIFA, arrivano gli auguri di Federpharma al medico chirurgo ed esperto di management sanitario e sanità pubblica. L'associazione, si legge in una nota diffusa, conferma la disponibilità da parte delle farmacie alla massima collaborazione con un'istituzione che opera a tutela della salute e dei cittadini. Tra le collaborazioni già avviate dall'Agenzia con le farmacie si registrano in particolare la lotta alla contraffazione dei farmaci e le iniziative per evitare le carenze dei farmaci collegate alle esportazioni parallele. E sul tema interviene anche la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, che augura buon lavoro al dottor Luca Libassi. Si intensificano i controlli dei NAS a Roma, Milano e Firenze in tema di medicinali venduti online. Nella capitale, il nucleo specializzato ha deferito alla Procura della Repubblica di Velletri il titolare e il direttivo tecnico dell'attività. Gli stessi sono accusati di aver avviato un commercio all'ingrosso di medicinali in assenza di autorizzazione regionale. Il NAS di Milano, invece, ha segnalato il proprietario di una farmacia lombarda che aveva illecitamente pubblicizzato su internet la vendita di alcuni prodotti fitosanitari che erano stati ritirati dal mercato. Stessa cosa a Firenze, dove il legale responsabile di una farmacia aveva pubblicizzato sul web la vendita di alcuni medicinali senza obbligo di ricetta, la cui commercializzazione era però autorizzata solo su un determinato indirizzo internet o presso la propria attività commerciale. Il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, verrà insignito del Caduceo d'Oro, il prestigioso riconoscimento conferito ogni anno dall'Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT, con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, a personalità che si siano distinte nell'ambito della sanità italiana. La cerimonia il prossimo 10 novembre a Bari. E questa era l'ultima notizia. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG di Federpharma Channel. Buongiorno.